Ci sono tante abilità da sbloccare in Far Cry New Dawn, e ovviamente per farlo vi serviranno i punti tratto. Ci sono molti modi per ottenerli, ma c'è un metodo per farlo più velocemente possibile già all'inizio del gioco. Ciao a tutti, io sono Sasha e basta. In questo video di Far Cry New Dawn vi mostrerò come ottenere i punti tratto e il modo più efficace di farlo. Cliccate mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Il primo metodo per ottenere i punti abilità è liberare gli ostaggi. Questo evento casuale accade quando esplorate Hope County. Vedrete un veicolo con questa icona. Dovrete semplicemente far fuori l'autista e liberare l'ostaggio per ottenere un punto tratto. Molto semplice e veloce. L'unico svantaggio di questo metodo è che le apparizioni sono casuali e potreste spendere troppo tempo per trovarle. Quindi non andate in giro alla ricerca specifica di questi eventi. Fatelo mentre usate il prossimo metodo. Il secondo metodo per guadagnare i punti tratto è trovare i tesori nascosti. Scoprirete queste località durante l'esplorazione o parlando con vari NPC, e sono abbastanza facili da completare. Generalmente dovrete far fuori i nemici e risolvere qualche piccolo rompicapo. Una volta fatto, troverete dei materiali e tre punti tratto. Purtroppo però ci sono solo 10 tesori nascosti in tutta la mappa, che vi garantiscono 30 punti abilità. Ma il prossimo metodo è migliore dei precedenti. Si tratta semplicemente di completare le sfide che troverete nel menu, e sono di vari tipi: eliminazioni, caccia o come queste che vi richiedono di far fuori i nemici con le varie armi di diversi livelli. La cosa migliore è che la maggior parte delle sfide non richiede il tempo specifico da dedicare, e possono essere svolte in modo organico durante le missioni del gioco. Ora vi dirò come farle tutte e tre in minor tempo possibile e in modo più efficace. E come bonus, alla fine vi svelerò il miglior modo in assoluto per guadagnare i punti tratto una volta che siete diventati più potenti. Allora, la cosa migliore è dedicarsi alla ricerca di tesori nascosti. Quando lo fate, non usate lo spostamento rapido. Durante l'attraversamento, sicuramente vi imbatterete in veicoli con ostaggi da salvare per ottenere i punti extra. E se vi capita di vedere qualche animale in giro, fatelo fuori e squaiatelo, che vi permetterà di guadagnare altri punti con le sfide. Come ben sapete, Far Cry New Dawn è uno sparatutto e userete le armi molto spesso. Per questo ci sono molte sfide dedicate alle armi di vari livelli. Non c'è bisogno di acquistare le armi di livello 1, perché i nemici le droppano quando li eliminate, e vi basterà raccoglierle per completare le sfide per le armi di primo livello. Per quelle di secondo livello dovrete migliorare la vostra base per poterle costruire, e così via. Quindi, ricapitolando, andate alla ricerca dei tesori nascosti. Salvate gli ostaggi, cacciate gli animali e completate le sfide. Se avete la possibilità, sbloccate anche i tratti che vi permettono di portare più armi aggiuntive contemporaneamente. Vi saranno molto utili per completare le sfide delle armi. E vi consiglio di portare Timber, che grazie alle sue abilità vi aiuterà a trovare i materiali. Come vi ho detto prima, una volta che siete arrivati a un certo livello, c'è un modo migliore degli altri per ottenere i punti tratto. Si tratta di conquistare gli avamposti di alto livello. Una volta conquistato un avamposto, avete la possibilità di saccheggiarlo. Ciò farà ritornare i nemici di livello più alto e dovrete riconquistarlo di nuovo. Ma perché dovreste farlo? Semplice. Conquistando più volte un avamposto, potete ottenere più etanolo, il materiale indispensabile per migliorare la vostra base. E come accade con i tesori nascosti, avrete 3 punti tratto a livello 3. Con dei compagni e abilità giuste, sarà quasi una passeggiata. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è stato utile, se usate già questi metodi o se conoscete un modo migliore per avere i punti tratto. Vi invito anche di fare un salto sul mio canale, dove troverete altri video su Far Cry New Dawn, Far Cry 5, Apex Legends e altri giochi. Iscrivetevi per altri video come questo, cliccate mi piace per supportare il canale e se avete qualche domanda o proposta scrivetela nei commenti. Qui Sasha e basta, e ciao!